Porta romana bella, porta romana. Riaprire, ritornare a produrre senza paura, ma con l'orgoglio di lavorare e creare per l'industria più bella del mondo, che ha in Milano la sua vera grande capitale. Il settore moda rialza la testa, rimbocca le maniche e si rimette all'opera con la consapevolezza di rappresentare, dopo le attività metallurgiche, la seconda industria del paese, il secondo settore manifatturiero che in Italia impiega oltre 500.000 persone. Un pilastro, ma anche una straordinaria eccellenza, messa in luce da abiti, borse e calzature, che spesso si presentano anche come la migliore e più evidente testimonianza del fatto bene e fatto a mano in Italia. Giro tondo, gira il mondo, gira il mare sotto di te. Giro tondo, gira il mondo, gira il cielo sopra di me. Ed è proprio un omaggio a quella voglia di fare, alla gioia di riprendere da lì, da quel dove eravamo rimasti di emozionante memoria, il video realizzato da Fontana Milano 1915, azienda di pelletteria e borse di un lusso senza tempo, fondata nel 1915 e giunta oggi alla sua terza generazione con i fratelli Michele e Paolo Massa. Fieri di tornare a indossare il camice bianco, i 300 artigiani dell'azienda, che pare una famiglia, si sono messi in fila, rigorosamente distanziati, lo sguardo luminoso sopra la mascherina per poter entrare nel laboratorio Atelier Enzo, la Porta Romana, una palazzina di 8.000 metri quadri con negozio showroom al piano terra, in un cortile segreto e molto milanese, da dove ripartire nel segno del Made in Italy o, ancor meglio, del Made in Milano. Il Made in Milano significa che i prodotti vengono fabbricati qua. È chiaro che Milano in questo momento e la Lombardia è stata sotto i riflettori e pensiamo che un prodotto realizzato in questa città possa aiutare alla rinascita, un prodotto di qualità vero, possa far riconoscere un'altra volta la nostra città. Sono cose delicate. È un video gioioso, un video di rinascita, è un video in cui abbiamo cercato di dare un messaggio positivo, soprattutto un messaggio coraggioso e un messaggio di speranza. Per cui abbiamo pensato di farlo, l'abbiamo realizzato in un giorno e abbiamo pensato di riprendere la nostra riapertura per far sì che ne godessimo tutti, insomma, ecco. Così come una nascita o un matrimonio, il momento felice della riapertura si immortala, si fissa nelle immagini a futura memoria, scommettendo proprio su quei valori artigiani, sulla magia del fare, il vero grande patrimonio del nostro bel paese, sperando che alla fine vada di nuovo tutto bene, nonostante. Dal timore, all'orgoglio, al coraggio, all'insicurezza di una ripartenza difficile, di una ripartenza complicata, con segnali ancora molto nebbiosi, per cui andiamo avanti per la nostra strada e cerchiamo come sempre di fare del nostro meglio. La ripartenza la stiamo affrontando come si fa quando si trovano turbulenze in mare, in barca a vela, senza pensare se tornerà il bel tempo o se invece cambierà il vento, ma rimettendo a posto le vele. Sempre così delicata che noi si è scoppiati da ridere.